L'ANIEF è stata audita al Ministero per la discussione sugli effetti del decreto legge numero 1 del 2020 in materia di separazione tra Ministero dell'Istruzione e Ministero Università e Ricerca. Per l'ANIEF l'occasione è stata ghiotta per rivalutare le posizioni di tutta la carriera del personale della scuola, a cominciare dal reclutamento, dalla formazione, dalla valutazione della carriera, la sua ricostruzione e soprattutto per proporre delle soluzioni alla dilagante supplentite che non si riesce a guarire. In questo momento i lavori sono ancora in corso, il Ministero si è reso disponibile ad ascoltare le istanze di tutti, l'ANIEF farà presente con delle memorie scritte i propri punti di vista e seguiranno altri incontri, vedremo che cosa ne verrà. Per il momento oggi è stata depositata una memoria scritta, in particolare sul reclutamento, perché sono in arrivo alle 200.000 supplenze, faranno seguito altri 50.000 posti vacanti entro l'anno, su un totale di 800.000 docenti, oltre al personale ATA, e sono numeri ormai non più sopportabili.